Cada vez que se tira ahí, debe postear ahí. Sei in ritardo e salto, quella palla lì del muro. Io. Quando... No, lui... Stai piegato, non lo fanno stare, non avete tempo. Quella palla lì è difficile. A caso. Bello! È il pallone, eh? Sì. Mangialo. Perché quando ti sposti stendi questa gamba. Stai fatto, la pianta là. Basso, basso, Luca, basso. Stai comunque in posizione, eh. È ovvio che se lui attacca dalla banda anche il difensore si sposta, non devi per forza tenere quella zona lì. Questa è la zona perfetta. Per fare la rincorsa per l'attacco, da dove partiamo? Perché da quel lato lì deve tenere partire perpendicolare all'alzatore. Senza l'apertura. Voi state sbagliando perché... Sì, dentro il campo, stiamo. Dentro il campo, sì. Quella è tua. Bravo. Assolutamente. Caduto proprio in zona 7. Perché tu quello parto là... lungo e aspetto l'alzata. Ma sì, ma tu devi partire lungo da qua. Tutta la palla a lui. Poi ti avvicini di qua. E tutta quella sarà qui. Perché tanto a destra e da giù. E in linea. E poi cagnerà. Seguilo bene fin da rincorsa. Passa di lato, non può passare di là. Quello non può passare. Se passa di lato, passa di lato l'attacco, non va bene. Deve passare sopra il muro. Segue fin dalla posizione di rincorsa. Ok. Correggi. Non fare questo perché sennò non sei più in basso. Mano aperta e prendi spazio. Per rubare lo spazio all'attaccante. 5-3? 4-3. Saltato di fianco. 4-3 aiutato. Come era picco? Filo. Vicino a rete.
aprile, la chance che faccio lo shot line su mini distance. Bravo, bravo. Si è fatto l'effetto del dragone davanti. Subito, non ci stanno molto da fare, punto riga. Non ti muovere prima! Maledetto il bombolone che c'è in te! Qui non sei stato abbastanza invadente. Mette sempre di là la mano, sempre, devi stare nell'altro, nell'altro campo le tue braccia, mai niente. Ti faccio fare le palombelle, no? Andrea caricato, si è andato dopo di lui. Tu devi essere quando lui tocca il pallone in alto. Vai, alto, che buona! Carica prima con le gambe basse e poi chiudi la palla. Puoi invadere ancora di più. Stai ancora più basso. Ma spogliati al giocatore da palla. Hai caricato ancora. Però è perfetto questo. Non hai fatto il movimento, hai caricato ora. Lui te l'ha tirato addosso e basta. No, devi stare basso, devi stare, non c'è mai una faccia che stai alto, basso. Solo basso, anche quando lo sei di basso. Quindi non dovrei vedere le posizioni di testa.
questa è la base delle finte di muro, se no ti danno l'anima. Bravoci però, ma Matte, se non hai voglia. Passo, passo. Ma in che vaso? Olve, mano, passo, parti qualcosa. E allora chiudila come sai fare tu, vecchio. Sì, Matte, se ne vuoi difendere, poi ti siedi, eh. È andato in alto e basta, Andre. Mettigli le zampe dall'altra parte della rete, metticele. È tua quella, Andre, su. Sei voluto andare in alto invece che invaderlo, la palla ti è passata sopra. Questo sapevo, era fuori. Poi? 20 a 15. No, siamo lì ragazzi. Ma la colpiatore sul collo. Che è quella del muro. Poteva fare solo quello, gliela chiudi, non passa. Anticipo. In realtà non serve anticipare, sei a muro, sei vicino alla rete prima di lui. Quindi a te basta saltare veloce. Solo che tutte le volte tu non fai il movimento e cerchi di chiudere in salto. Guarda, anche adesso. Pieghi e salti. Tu, quando lui attacca, se stai saltando, la palla passa di te. Tu devi essere già a opporti al suo gesto. Non devi fare tutte le volte la chiusura del movimento e questo. Questo è passato fuori ballo. Ha tirato dal palo dentro. Esatto. Minuti più. Quello del difensore, giusto? Anticipo. A te, cambia con Andrea. Andrea vai ad attaccare. Enrico vai ad attaccare. Sta facendo energia, eh? Pallone normale. Ecco, pallone 9 euro almeno. E 25. Aspetta, ma c'è il costo della frase. L'hai toccata? Cos'è?
indietro! E non è in basso! Chiudilo! Albe, vai a muro al posto di Matteo! Chi manca in difesa? Vai! Chi manca ad alzare? Vai! Come? Stai basso Alberto, Dio santo, che sei un 14enne! Stai basso sulle gambe, va più basso! Che a 90 gradi non tirarti su quando parte la palla. Non ti tirare su. Albe, hai ricaricato ancora! Stai basso solo sulle gambe! Come no, Dio Cash? Non sono un metro da te! Come fai ad arrivarci? Allunghi un piede, lo tocchi! Sono un opposto, Dio Cash! Ti renderemo normale nuovamente, vai tranquillo! Va bene! Dobbiamo iniziare a difenderti qua! Certo! Bravo! Stai dormendo! Qui c'era. Qui c'era però, Qui c'era. Apri! Albe, stai basso ora! Albe, sei fuori posizione! Continua a te, il destro dietro e salta! Unisci il destro e salta! È quello che ti dà il tempo sul giocatore! Se tutte le volte sei in anticipo! Che pigro bastardo che sei! Sì, te! Mangialo! Ok. Chi manca a muro? Atti, muro! Apri! In difesa chi manca? Chi è che mi manca in difesa? Giusto. Francia! Difesa, vai! Chi manca ad alzare? Alberto ci ha alzato. Il caso diretto, la fiducia, bello, che bello schifo, Dio santo. Dai che c'è un tempo della Madonna, Atti, sfruttalo. Ah!
Bravo Atti! Ci eri perfettamente a tempo. Tieni in carico e stai basso, tieni in carico e stai basso. Sopra! Preso! Non passa nessuno, non passa, eh! Temono il tuo muro! Si caga il sotto! Mangialo, mangialo! Se questa difende Francia vuol dire che era proprio facile, via! Di quelle scapole, no, era giusto, era solo che mi hanno finito le scapole quando l'ha colpito. Era mano piena, era. Non lo fare così, però, eh. È liberato 2 metri di lungolinea. Ci tira di testa, se no. Ricordi che comunque se devi murare la linea, eh? Se no è anarchia. Se sono un pelo in anticipo, riprendi la posizione. No, qua è caricato. Bello, bello, bello. Riprendi la posizione come hai fatto adesso e non caricare per il salto, sta parte già a carico. Ok, è fuori. Sì, no, obbliga l'errore. L'ha fatta apposta, sappilo. Guarda, prendi anche quella. Vai, palla finita, maledetto il pallavolista che c'è in te. Cai, cai, cai. C'è il tempo di capire. C'è il tempo di riflettere su te stesso. Apri. Vai, Dio, spaccala tu. Stai vicino. Cioè, perché mandi Francia a muro quando puoi farlo difendere facile? Non ha senso. Ecco.